stato l'allestimento, l'adattamento e la regia di questo testo, La Veneziana, di un anonimo del Cinquecento che ha in realtà una grandissima modernità. Forse per questo è un testo rappresentato e molto conosciuto, perché parla e sdogana il fatto che le donne possono andare con un uomo soltanto per una pulsione sessuale, senza necessariamente essere innamorate. Mi è successa una cosa, devo confidarti un segreto. Oggi in piazza ho visto un giovane che mi ha stregato il cuore con un suo sguardo. Il corpo è tutto un fremito e mi sento presa da una passione irrefrenabile, come un animale che sente arrivare la primavera, come il mare in tempesta, come la terra scossa dal terremoto. Sono Valeria, in questo spettacolo che si chiama La Veneziana, una nobildonna del Cinquecento con un marito anziano che la tiene chiusa in casa un po' come quell'uccellino, e lei è molto infelice perché si sente sola. Viene abbagliata dalla bellezza di questo giovane ragazzo veneziano che va in vacanza a Venezia e fa di tutto con tutte le sue arti femminili per conquistarlo. Un uomo solo, un uomo che ho visto ieri in piazza e che da quel giorno turba i miei pensieri. Lui è alto, ha lunghi capelli neri, ha il corpo di una statua, ha il viso di un angelo venuto giù direttamente dal paradiso. Allora, il mio personaggio si chiama Anzola. Ci abbiamo messo molto a capire se era Anzola o Anzola, ma è Anzola perché viene da Angela, quindi Anzola. Ed è una vedova veneziana che, come dire, vede passare un giovane ragazzo e viene molto attratta da lui. Ecco, prova grande attrazione nei suoi confronti. Questo ragazzo poi lei farà di tutto per ritrovarlo e non vi sto a dire quello che succede dopo, ecco. Il vostro sguardo unito alla vostra modestia che mi spinge alla confidenza di parlare. Al vostro comando, signore. Cosa avete da domandare? Beh, sono un gentiluomo forestiero, venuto fin qui per ammirare la bellezza di questa terra famosa. Il mio personaggio si chiama Giulio, è un forestiero che arriva a Venezia appunto con grandi aspettative e vuole conoscere appunto queste donne, donzelle, qualsiasi, di tutte le età, insomma, accettiamo tutti. Alice Gagno che rappresenta proprio la servetta, quella tipica anche di un teatro goldoniano, e Franco Barbero, che è un grande attore comico. Abbiamo dato proprio un taglio comico a questa commedia, un taglio brillante, un taglio allegro, mettendolo anche in un periodo storico non ben definito. Non vogliamo dire che sia il 500, il 600, il 700, chiaramente è un'ambientazione antica, ma senza tempo. Pensare che i nostri antenati t'avevano immaginato come un fanciullo cieco, nudo e alato. Ma perché evidentemente sapevano le conseguenze che c'ha sul cuore di una persona, nella vita di una persona, l'arrivo della tua freccia. Avreste voluto che io ascoltassi quelle parole inopportune, quelle villanie, volgarità e poi magari che te le riferissi anche? Così il padrone mi acchiappasse un bel fracco di legnate sulla schiena. Venite, venite a teatro. Il teatro è sempre una bella cosa. E poi ci sono io. Ci riuscirò o no, lo scoprirete soltanto se verrete al Manzoni a vedere la Veneziana. Un bacio a tutti voi.